Questo è un tatuaggio con scritto tregua. È una parola che mi guida. Io ormai ho 46 anni e mezzo, avevo un'assistente domiciliare che era tutta tatuata e ho detto vabbè, voglio farmelo anch'io, perché c'è una parola che me la voglio vedere anche se sono in poltrona, quando sono straparalizzata. Non sto chiedendo di ricamminare, di rivivere quelle 4-5 ore di buio al giorno, sto chiedendo la tregua. Niente dolori, qualche passaggio autonomo, stare un po' da sola perché essere sempre sorvegliati è brutto. Un 2 ore di libertà dai sintomi. Questo è un blog che io ho iniziato nel 2019. L'ho chiamato La vita possibile pensando proprio a quegli spazi di tregua che ci sono anche con una sclerosi multipla grave. Questo è il mio ultimo post su 3 ottime ragioni per chiedere una legge di libertà. Sono clandestinità, sofferenza e discriminazione. L'eutanasia c'è, ma clandestina. Chi non la vuole, chi dice che la vita va tutelata a tutti i costi, mente, si volta dall'altra parte perché fa finta di non sapere. Sofferenza perché in attesa di una legge che arriva molti malati fanno ricorso e attendono tanti anni. Da quando c'è stata la sentenza Cappato, i malati che rientravano nei parametri non sono mai riusciti. Adesso abbiamo avuto il caso del paziente tetraplegico Mario di Ancona. Prima nessun malato ha potuto avvalersi di una sentenza che faceva giurisprudenza. Discriminazione perché solo i pazienti dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, cioè quello che una volta banalmente si chiamava essere attaccati a una macchina, hanno realmente accesso al suicidio assistito secondo quella prima sentenza. Facciamo una cannetta? Sì, ho bisogno di vero spazio, vero matto. Grazie. Noi abbiamo tante piccole lesioni a livello di midollo osseo, di midollo spinale, non siamo completissimamente paralizzati. Il contraltare di ciò è una fatica bestiale, si chiama fatica centrale. Un treno che passa tutti i giorni regolare, più o meno da mezzogiorno e mezzo, un calo non solo di energia, ho difficoltà a parlare, non riesco a sentire suoni, devo stare in silenzio totale. Ci sono giorni in cui io non ho tregua. Si tratta di sfangarla a fine giornata dopo una serie infinita di sintomi. Spesso ho visto sui social, mi commentano, questa donna o è in depressione per un quadro complicato, o non ha assistenza, o sono soli con il suo marito, il suo caregiver, che è una problematica, è vero, irrisolta, perché mio marito rinuncia al reddito, è solo, eccetera, per me. No, non è questo, è il corpo. In ogni momento ti rompe le palle, ti dice, ti do un dolore e tu sei paralizzata. Come fai? Ieri è stata una notte di spasmi, di cloni, e la notte ormai non ti dà tregua. Ho impiegato soli 10 mesi per passare da una deambulazione libera al bastone, poi al deambulatore, infine la carrozzina. Lavoravo ancora, ho fatto la giornalista, poi ero impiegata, per me il lavoro era vita. Poi la malattia ha cominciato a diventare crudele. Prendo la cannabis, ma non ha su di me molto effetto, però è preziosa. Purtroppo, ahimè, anche la riabilitazione è bene farla, ma non fa miracoli. Oddio che sollievo! Erano giorni che non ci riuscivo ad alzarmi in piedi. Questa è la tregua di cui parlo. La gente pensa alla disabilità come la carrozzina, il posto auto, la pensione di invalidità. La disabilità è il tuo corpo. Ci sono persone con disabilità che riescono a fare una marea di cose. Sono convinta che bisogna viverla veramente tutta. È la mia malattia. Vi prego, giovani, non perdete la fiducia. Cappato dice: questa è l'unica strada per ottenere, diciamo, una legge sulla eutanasia legale. Perché è importante sostenere questo referendum? È importante perché se non raggiungiamo le 500.000 firme necessarie per convocare un referendum, se ne riparla tra 5, se va bene, o meglio tra 10 anni in Parlamento. Chissà con quale Parlamento, dobbiamo firmare oggi, ci abbiamo provato per tanti anni, che lo facciano autonomamente, destra e sinistra, non me lo aspetto più. Se aspettiamo loro, continuiamo a morire clandestinamente nelle case, chi può e chi non può continua a soffrire come un cane. Io non so se è una pavidità verso il Vaticano o verso il presunto elettorato cattolico, molte persone cattoliche hanno firmato il referendum. Emina Welby della Coscioni è una donna cattolica, così come lo era Pier Giorgio Welby. Poi bisogna raggiungere il quorum, bisogna andare a votare, lì spero che ci sarà un'adeguata campagna. La
legge sull'eutanasia legale non è una legge per morire, è una legge per poter vivere. Io vivrei molto molto meglio e più serenamente se avessi questa libertà di dire: è una vita sopportabile oppure no? Vorrei affrontare la mia malattia, quelle notti senza tregua, molto meglio se sapessi di poter un giorno eventualmente morire. Ma se tu mi chiedi oggi: vuoi morire? No. Se potessi accedere all'eutanasia legale qui, che è quello a cui puntiamo, io me la vivrei meglio. Noi ci definiamo più amiche che assistente assistita. Noi parliamo spesso della possibilità del fine vita. Laura voglia di vivere, Laura è una combattente caparbia, ma nulla deve impedirle la libertà di scelta. Dovesse capitare che la sua scelta fosse questa e chiedesse a me di sostenerla, avrà sempre un sì. Quando ha iniziato a combattere questa battaglia per la raccolta delle firme, mi ha trovato subito d'accordo. Non mi sarei mai aspettata di pensare io di voler morire o poter morire. La storia può avere un finale diverso, però vedo i tempi della mia progressione. Quando non andrà più bene, può darsi che io abbia voglia di vivere ancora, però sono sicura che voglio avere una carta da potermi giocare per poter dire stop. Serve la libertà di poter scegliere, serve una legge sull'eutanasia legale attiva. Firmate, perché una libertà in più per chi la vuole usare non costringe voi a usarla.